nuovo appuntamento dei video sul paranormale della settimana. Quante volte qualcuno di voi si sarà già trovato in una di quelle situazioni in cui si è chiesto: ah, se avessi avuto una telecamera, avrei potuto riprendere quella determinata situazione. Ci sono molti che si trovano di fronte a veri e propri fenomeni paranormali, ma non trovandosi preparato in quel momento, purtroppo non possono documentare ciò che hanno visto. Nei filmati di oggi vedrete alcune telecamere che catturano in modo casuale dei veri e propri fantasmi. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti se non li avete ancora visti. Detto questo, cominciamo. Questa donna delle pulizie sta tranquillamente svolgendo il suo lavoro. Qualcosa però cattura la sua attenzione. L'hai visto anche tu? Mentre la donna svolge tranquillamente il suo lavoro, la telecamera cattura questa sagoma bianca che passa vicino alla donna. La donna nota questa strana figura passare proprio vicino a lei. Spaventata da quella strana situazione, lascia cadere la scopa, andando via spaventata. Per fortuna, quell'entità non aveva cattive intenzioni. Probabilmente molti di voi già sapranno che gli animali hanno un sesto senso che gli consente di vedere cose che l'occhio umano non può vedere. Questo è proprio il caso di questi due piccoli gatti. Mentre vengono ripresi da una telecamera a circuito chiuso, notano qualcosa di strano passare nel corridoio. L'hai visto anche tu? Ad un certo punto i due gattini si accorgono di un'ombra che sembra passare tranquillamente nel corridoio. I due gattini seguono con lo sguardo quell'ombra che pian piano svanisce nel nulla. Nel prossimo filmato, dei ragazzi decidono di ispezionare un edificio abbandonato. Appena entrati, sentono degli strani lamenti, simili a quelli di un bambino. A quel punto decidono di continuare e cercare di capire cosa potrebbe essere a causare quegli strani versi. Ciò che vedranno non sarà solo terribile, ma spaventoso. Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. That was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs, go upstairs. Go upstairs, it came from upstairs. It's up the stairs. Oh shit, guys. Go first, man. Shh, no. Because I want to get this shit on video. I want to get this shit on video, man. Did you watch The Asylum? They filmed that same exact thing up here. Shit, man. I don't know what the fuck is there. Shh, 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 shh. Look. Oh, shit. Go fucking this way. Arrivati al piano superiore, notano una strana creatura affacciarsi sulla soglia di una porta. A prima vista sembra un essere umano che cammina a quattro zampe. La strana creatura nota i ragazzi e sembra che non abbia buone intenzioni. I ragazzi, vedendo quell'essere, si spaventano e fuggono via da quel posto. Secondo voi cosa potrebbe essere? Una creatura soprannaturale? Oppure un semplice scherzo? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Nel prossimo filmato, dei cacciatori di fantasmi decidono di perlustrare questa scuola abbandonata. Arrivati sul posto, cominciano a filmare tutto. Ad un certo punto, notano in fondo, in mezzo ad alcuni banchi, una strana figura oscura. La stessa sembra emettere uno strano grugnito e i cacciatori di fantasmi si spaventano a tal punto da abbandonare quel luogo il più in fretta possibile.
Sarà difficile per quegli uomini dimenticare una scena simile. L'ultimo filmato mostra questa giornalista mentre intervista quest'uomo, che racconta le varie esperienze avute con le varie presenze che infesterebbero la sua casa. Mentre i due stanno parlando, la giornalista annota un'ombra vicino a un muro. I can see a shadow. Can't move. Certainly a shadow there. Certainly a shadow. That's a shadow, isn't it? But it looks like as if this person's got his hands like this. Oh, it's moving. God. L'ombra sembra non appartenere a nessuno dei due. E in quella stanza non c'è nessun altro, a parte loro due e il cameraman. Dopo un po' l'ombra incomincia a muoversi. E la stessa giornalista si fa prendere dal panico. Oh, it's moving. God. It's gone. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Spero che i video vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti, come sempre, cosa ne pensate anche voi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao.